Grazie Presidente, ogni volta che si parla in quest'Aula di partecipazione non corre la memoria ai percorsi partecipativi che sia di recente sia qualche tempo fa ho conosciuto da vicino. E dato che diciamo così, proprio questa settimana c'è stata purtroppo la serata finale di un percorso partecipativo che era tanto atteso da tutta una parte della provincia di Modena e di cui è stato testimone in difficili, devo dire anche in una difficile situazione, l'assessore Venturi, che oggi non è qui presente ma che ha passato oggettivamente, io ero presente lì, una serata difficile con contestazioni da parte dei cittadini e toni oggettivamente comprensibili. Proprio perché era tanta l'aspettativa ed era tanta la fiducia nell'idea di partecipazione che la regione trasmette, che in quel momento lì, in percorso finale, alla presenza del direttore generale dell'ASL e dell'assessore Venturi, ci si aspettava effettivamente che l'istituzione fosse lì per un ascolto vero. Quello stesso ascolto che ho già ribadito in quest'Aula doveva essere l'ascolto come presa in carico. L'ascolto come presa in carico significa che non è quell'ascolto paternalistico in cui si scomodano rappresentanti delle istituzioni, assessori, vanno sui territori per giustificare il fatto che neppure sono particolarmente preparati sugli esiti del percorso partecipativo, perché sapendo appunto di non essere vincolati possono semplicemente limitarsi a chiudere dicendo l'avete avuto, l'avete voluto, il percorso partecipativo c'è stato, adesso però si continua come prima. Allora, io mi chiedo, se la volontà popolare non trova forma all'interno di atti regionali, di che cosa stiamo parlando? Se la volontà popolare, finanziata dalla Regione, finanziata anche con fondi regionali, non trova nessun tipo di forma, nessun tipo di risposta, e se i rappresentanti dell'istituzione stessi, lì presenti, non fanno alcuno sforzo, così sembrava, per trovare una risposta che prendesse forma in delibere alle richieste dei cittadini, davvero quello è uno spreco di denaro pubblico, quindi si tratta di quello che in questo momento più segna il passo e la contraddizione tra quello che chiedono i cittadini e una politica regionale sulla partecipazione che guarda al passato, a quando probabilmente quell'ascolto paternalistico era sufficiente, era già una novità probabilmente poter dire che si era mandato, diciamo, una comunicazione con la propria visione, la sanità che si voleva, faccio un riferimento a questo percorso, per non tornare a quello un po' più lontano nel tempo, di qualche anno fa, su cui aspetto una puntuale contraddizione da parte del consigliere Boschini, sull'urbanistica di Modena. Anche quello fu un percorso che segnò effettivamente una disillusione incredibile all'interno della città di Modena, perché prometteva la possibilità di intervenire sulla visione invece dell'urbanistica, quindi del piano regolatore modenese, peraltro non ancora definitivo direi, cioè non ancora passato in approvazione, dopo 3 anni da quel percorso partecipativo, e invece che venne puntualmente tradito addirittura con delle dichiarazioni non corrispondenti alla realtà all'indomani della chiusura di quel percorso partecipativo, ancora una volta totalmente sponsorizzato dalla Regione, se ben ricordo, o comunque di sicuro in parte dalla Regione, con la dichiarazione che la proposta più votata era stata effettivamente un'altra e non quella che noi sapevamo corrispondeva invece alla prima e prioritaria volontà di quei 100 partecipanti. Questo percorso qui che si è chiuso questa settimana, nonostante siano nel frattempo passati quindi 3 anni, e nonostante la questione abbia preso forma anche all'interno della più alta forma di partecipazione dei cittadini, cioè un referendum, quello che si è tenuto a dicembre dell'anno scorso a Mirandola, ed è stato il primo, uno dei primi referendum sulla sanità a livello nazionale, pur essendosi tenuto all'interno di una comunità di medie dimensioni. Non soltanto quindi un tradimento dei quasi 10.000 cittadini che sono andati a votare per quel referendum, un'impossibilità da parte di altri comuni, torniamo, ci ricolleghiamo a quello che è stato detto stamattina a proposito del difensore civico e delle convenzioni, da parte di altri comuni che non hanno potuto avviare il loro autonomo referendum perché il comune si era stranamente dimenticato di avviare una convenzione col difensore civico e si era stranamente anche dimenticato però di avere un difensore civico comunale, di poter attivare un'attività autonoma, e neppure sapeva o non voleva sapere che c'era la possibilità di avviare una convenzione con la Regione. Quindi una serie di distrazioni che non ci sembrano più coincidenze, che ci chiedono certamente di andare verso una legge della partecipazione vera e non presunta, e di evitare quindi non soltanto perdite di tempo ai cittadini, delusioni ai cittadini, gravi danni rispetto alla propria quotidianità, alla propria realizzazione personale, alla propria possibilità di dire la loro sui loro servizi pubblici, ma anche l'imbarazzo di assessori e di dirigenti regionali che si trovano a un certo punto
a non essere capaci di sostenere un confronto su quelli che dovrebbero essere i loro temi più propri. Quindi con la memoria a il percorso del 2013 a cui io partecipai personalmente e a questo di cui sono stata spettatore questa settimana, penso che essendo stata davvero la serata dal punto di vista istituzionale di un certo imbarazzo, sia il caso che si ponga mano velocemente alla legge sulla partecipazione, però si eserciti anche una molto maggiore responsabilità politica da parte di chi poi sui territori ci va e si spinge addirittura a dire che i cittadini possono dire una cosa, ma quello che dicono è guardare all'indietro. Quindi quello che è chiedere legittimi servizi pubblici, chiedere che non venga depotenziato un servizio pubblico già esistente, di fatto sia avere strane nostalgie. Così sono stati definiti dei nostalgici. Allora, i nostalgici della partecipazione sono quelli che probabilmente non l'hanno mai veramente avuta e che cominciano ad essere stanchi di dover pagare sulla propria pelle ogni giorno le conseguenze. Quindi su questo punto credo che o si decide di essere totalmente trasparenti e dire che la partecipazione non è consentita, e allora se ne prenderà atto, ma questa finta partecipazione che consente di avvicinarsi alle istituzioni, di dire la propria e poi di essere mandati a casa con una pacca sulla spalla senza nessuna presa in carico, credo che sia un rimedio peggiore del male. Grazie. E quanto timore nello stesso tempo, quanta mistificazione però in questi rilievi. Gli esempi che ho fatto io sono ovviamente esempi noti, validi, conosciuti e recenti, almeno all'interno della provincia di Modena, che è però la stessa provincia in cui, non so se il consigliere Boschini l'ha sentito dire, in cui il PD, proprio nell'occasione di questo primo referendum nazionale sui temi della sanità, invitava esplicitamente all'astensione. Cioè quello stesso partito che in quest'Aula, almeno per voce del consigliere Boschini, dice di tenerci tanto, e per tramite della giunta regionale si dice di tenerci tanto alla partecipazione, eppure guarda un po', anche nello stesso colore politico, delle volte come la filiera cambia all'interno dei territori, e il PD locale invitava invece nettamente ad astenersi, diceva ai cittadini di Mirandola di non andare a votare proprio per il loro ospedale, quindi di non andare a dire se volevano partecipare, se volevano entrare a far parte di questo percorso che gli avrebbe poi in teoria consentito di dire come vedevano la sanità, se volevano tenersi quell'ospedale d'aria, quello storico ospedale d'aria, o se accettavano così di buon grado di vederlo depotenziato, cosa che non è stata per nulla a giudicare anche dall'altra serata. Quanto mistificante è, allo stesso modo, credo e spero inconsapevolmente, non credo ecco che nessuno qui voglia usare l'aula con intenti manipolatori nei suoi discorsi, dire che c'è qualcuno che va di cittadino in cittadino a strumentalizzarlo, né ne avremo la forza né il cittadino, purtroppo ormai, anzi, i cittadini erano stanchi e ce n'erano che dicevano ci avete reso tutti dei tecnici, noi non avevamo alcuna intenzione, cittadini normalissimi senza appartenenze partitiche, stanchi, esasperati, dicevano a Venturi e al direttore generale Annichiarico ma siamo diventati tutti tecnici, non volevamo farlo, non tutti vogliono fare i consiglieri comunali al di fuori dei consigli comunali, non tutti vorrebbero far parte per forza di cose 24 ore su 24 di comitati in questo paese, che è il paese che ha il più alto numero di comitati d'opinione a livello internazionale rispetto ai nostri paesi europei. E allora verrebbe da dire che senso ha, ancora una volta parlando di partecipazione, anche la partecipazione, e qui la visuale è chiara rispetto all'opinione della maggioranza all'interno di quest'Aula, se appena si muove un rilievo motivato sempre si fa tutto e sempre tutto va bene, quindi tutto è strumentalizzazione, tutto è bieca deformazione della realtà. Insomma, l'altra sera pensate un po' che, lo dico prima che passino i tre minuti, addirittura i rappresentanti delle istituzioni, quindi Assessore Venturi e Direttore Generale dell'ASL, ebbero a dire ai cittadini, ripeto, esasperati e non appartenenti a particolari forze politiche, non particolarmente militanti, ma se non vi va bene c'è un ospedale anche nel Mantovano ed è un vostro diritto legittimo andare nel Mantovano. Allora, se questa è l'accoglienza, l'ascolto, il farsi carico, questo è ancora peggio, non è neppure paternalismo, è esplicitamente dire se non vi va bene andate nel Mantovano. Io mi sentirei di dire al direttore generale Annichiarico che è ovvio che è la politica che deve assolvere il diritto, che è il diritto alle cure, e che lo deve assolvere questo territorio, non il Mantovano, per un cittadino del Modenese. Però se il direttore generale Annichiarico volesse andare a lavorare nel Mantovano, è un suo diritto legittimo contro cui noi non avremo assolutamente nulla da dire. Ora, tornando alla questione invece di una partecipazione decorativa, che è la partecipazione che io ho visto all'interno dei percorsi
di cui sono stata, diciamo, parte, ma anche di quelli che mi sono stati segnalati, è stata sempre quella che corrisponde, lo ripeto, ad una visione passata. Ricordo al consigliere Boschini, che è un suo collega, e poi chiudo, Presidente, che un suo collega della scorsa consigliatura del Comune di Modena, forse se lo ricorda, un suo collega assessore, ebbe a dire, e a questo punto fu soltanto forse più sincero degli altri della Giunta: ebbene, colleghi, diciamocelo, i percorsi partecipativi sono la fine della democrazia. Grazie.